iniziamo subito questa intervista con questo bel sorriso che serve proprio perché insomma le imprese sono in crisi, perché la politica è in crisi, insomma siamo tutti in crisi, ma tu da buon meridionale, da bravo imprenditore giovanissimo, hai messo su questa grande impresa e dai con questa possibilità accesso a tanta gente che non può arrivare ad andare all'università normalissima perché non ha né il tempo e magari non ha manco l'età a poter accedere a un titolo importante che è quello della laurea che tutti diremmo, ma anche titoli accademici. Intanto complimenti anche per la struttura scelta a Palermo, ma come mai proprio Palermo? Palermo perché diciamo è la mia seconda città, è nato un humus particolare, fertile, si è sviluppata con gli amici come Calogero che ha sposato il nostro progetto, è nato un grande connubio, un sentire comune che ci ha portato allo sviluppo in questa città che vuole essere un volano di crescita per il territorio. La scelta della sede non è casuale, c'è una sede nel centro storico, una sede che caratterizza la nostra università sempre in palazzi monumentali storici delle varie città. Noi le abbiamo a Napoli, nel monastero di Santa Chiara, a Palazzo Zapata, nel monastero di Santa Maria la Nova, a Torino, a Bologna, a Roma, a Palazzo Donadies e a Piazza Navona. Sono tutte sedi di grande prestigio. Certo, un po' di coraggio c'è stato perché in queste città è sempre difficile fare impresa, ma soprattutto un'impresa delicata, un'impresa che va a intaccare l'Accademia, in cui ci sono dei santuari, ci sono dei monumenti solenni come le università statali, ma il nostro fare università è diverso. Il nostro concetto è quello di Lifelong Learning University, università per i giovani con una didattica indipendente, interattiva, immediata, una didattica che promuove il merito, una didattica adatta anche a coloro che lavorano e quindi un'università per i lavoratori, per i professionisti e per i giovani, un po' per tutti. Perché il magnifico rettore quando l'ho intervistato mi fa, dice tu devi conoscere Danilo Iervolino che non è figlio del sindaco nemmeno parente, sì, l'ha puntualizzato proprio per far emergere l'imprenditore giovane. Uno dei più giovani imprenditori brillanti che abbiamo al sud e io ci tengo a dirlo, al sud. Perché come noi lui praticamente da meridionale, da buon meridionale di quello serio che lavora, che si impegna, ma il magnifico rettore mi ha impressionato che ha detto lui è un genio, perché ti definisce sì, tale? Sì, è un genio. È un genio perché a 35 anni quello che ha fatto penso che nessun giovane, con tutto rispetto con tutti gli altri risorse umane che abbiamo. Io ho l'impressione che lui non ha 35 anni, lui ne ha 50 nascosti, quindi 15 nascosti per non far capire che insomma è avanti rispetto agli altri. È molto avanti, hai ragione, caro amico mio, è molto avanti col cervello. Sicuramente, ma è giovane, ahimè, per me. Io ne ho 50, lui ne ha 35. Però. Voi entrate in conflitto con l'università, per esempio, di Palermo? No. Assolutamente no, ci sono sinergie non solo dal punto di vista accademico, poiché molti docenti vengono mutuati alle università statali, ma poi ci sono tanti progetti e filoni di ricerca che invece vengono attuati insieme alle università statali. E poi c'è anche un'altra cosa, la trasmissione dei saperi viene effettuata in una condizione completamente differente. L'università statale si rivolge prettamente a coloro che sono in età scolare e attraverso la formazione formale di aula. La nostra invece tipo di formazione è completamente differente sotto il concetto dove vuoi, quando vuoi, adatta soprattutto alle persone che hanno problemi di mobilità, alle persone che lavorano, ai diversamente abili, attraverso un principio di piattaforma che non è solo in ambiente formale ma anche informale e non formale. Oggi infatti abbiamo il nostro qua professor Licata in rappresentanza del nostro magnifico rettore di Palermo, Roberto Lagalla, con il quale con il mio presidente già da tempo intrattiene rapporti e sicuramente faremo grandi cose assieme. Io sento anche in questa energia che state emanando oggi con questa iniziativa quel fattore che è un valore aggiunto importantissimo della legalità, della trasparenza, proprio con la presenza importante dell'arma dei carabinieri, proprio perché accanto anche al centro studi salvo d'acquisto, e quindi questo è un connubio che dà un senso importante alla vostra iniziativa, anzi quel valore importante aggiunto che tanto significa legge, legalità, trasparenza. Noi siamo onorati di essere l'università di un'istituzione come l'Arma dei Carabinieri. Con Calogero abbiamo fatto un lavoro straordinario di formazione di migliaia di carabinieri e hai anche toccato l'eroe salvo d'acquisto. Io ho avuto l'onore di presentare il libro fatto dal CESD, edito da alcuni amici e scritto da Calogero, su salvo d'acquisto, un eroe, un monumento italiano da esempio per i giovani, ma da esempio un po' per tutti, che si è immolato a favore di altri. Beh, quel senso di generosità, di onore e di rispetto della dignità umana e della vita è una cosa, è un principio che deve essere un caposaldo non solo di Pegaso ma di tutti i giovani.
Antonio Delisi, docente di diritto penale, questa università telematica. Accendi il computer e c'è un docente che ti spiegherà sempre la tua lezione. La paura è legata a un dato anagrafico e io ne sono la testimonianza, perché quando si parla di tecnologia, insomma, chi ha superato qualche annetto, insomma, ha più difficoltà. Comunque credo che, dico, al di là delle battute facili, al di là che oramai il mondo è tecnologico, è veramente un villaggio multimediale, credo che l'importanza di una università, insomma, che possa essere veramente a casa tua, che possa essere al servizio dello studente, cercando di contemperare tutte quelle che sono le esigenze degli studenti lavoratori, dei lavoratori, di chi decide anche non più in età giovanissima di conseguire un titolo tanto agognato, tanto desiderato, e che sicuramente è anche legittimo per chi ha queste aspettative, credo che diventi veramente un fatto di cultura e di civiltà. Allora, Marchese, lei ospita questa università dentro una sua struttura, un suo palazzo. Con quale spirito di iniziativa ha scelto di fare questa operazione? Beh, abbiamo scelto perché è un'iniziativa molto intelligente, molto bella. Poi trovo straordinario di poter dare la possibilità alle persone che lavorano e che quindi hanno un'attività di poter coltivarsi e di poter migliorare il proprio livello culturale, e anche laureandosi, insomma, si diventa dottori. Il che non è molto comune qua in Italia, ormai dottori siamo tutti. Ma perché questo palazzo è stato tanto tempo chiuso? Ma perché noi l'abbiamo ereditato nel 2000 da una nostra zia sorella di mio padre. Fino al 64 c'erano i vecchi Mazzarino, e dal 64 questo mio zio che aveva sposato la sorella di mio padre. Però non era chiuso, ma era una persona anziana che poi è morta a 90 anni, per cui praticamente veniva da Milano. Lei amava molto Palermo e ci aveva già segnato a noi in vita questo palazzo, e voleva sempre, quando lei veniva due volte all'anno, che venissimo a Palermo per attaccarci al palazzo e alla città. E così ha fatto bene, devo dire, perché adesso mia moglie, che invece è lombarda ma naturalizzata calabrese, vive sempre a Palermo. L'avete trovato così questo palazzo o l'avete ristrutturato voi? Erano, come dicevano i vecchi proprietari, erano più di 100 anni che nessuno faceva niente. Ma secondo me, perché sono palazzi che arrivano a persone anziane, le quali dicono: ma chi me lo fa fare? C'è un piove dentro, vai, metti il coppo, perché io non voglio operare, lo farà mio figlio. Ma siccome loro vivono a lungo, anche loro, quando arriva il figlio è nelle stesse condizioni. Noi invece siamo abituati, perché abbiamo anche altre cose, abbiamo sempre restaurato tutto perché vogliamo lasciare tutto in perfette condizioni alle nostre figlie. E questo significa anche dare alla nostra città un certo lustro, diciamo. Lavoro soprattutto, devo dire. Noi non abbiamo, avendo le possibilità, non abbiamo dato peso alla crisi, abbiamo continuato a restaurare, a lavorare, anche perché io sono ottimista e penso che come vengono le crisi devono andar via. C'è il boom e c'è la crisi, non sappiamo quando. Questo è l'unico incognita. Ecco, speriamo che Letta e compagni facciano qualcosa di buono, perché il paese è un paese straordinario, l'Italia ha delle risorse, delle persone straordinarie che purtroppo non compaiono, e sono quelle poi che soffrono perché nessuno gli dà peso, e quindi adesso speriamo che invece le cose cambino. Lei ha dei figli? Abbiamo due figlie ormai sposate, abbiamo dei nipoti, abbiamo due nipoti grandi già di 17-20 anni, la ragazzina si sta laureando in questa scuola d'arte a Londra, l'altro invece ha voluto entrare in un collegio perché vuol fare una carriera economica, e quindi sta già preparando, fa degli stage durante l'estate in banche e cose eccetera, perché lui vuole alla fine andare all'università a Cambridge, che pare sia la migliore per la parte economica, a Londra, e poi fare una carriera. Io però gli ho già detto che poi deve tornare.
lei può mandare un messaggio a tutti i nobili di questa città di Palermo, un messaggio di ottimismo? Bisogna darsi da fare tutti quanti per combattere tutte le crisi del mondo. Questo già molti lo fanno, molti devo dire con grande costanza e con spesso pochi mezzi si danno molto da fare per instaurare questi, purtroppo sono ridotti, sono rimasti in pochi. E quello mi dispiace molto, perché anche una persona anziana, dico, chiuditi in una stanza, ma magari tuo figlio fa carriera, si sposa o è qui, e non ha più il palazzo. Comunque io spero che tutti ci seguano il nostro esempio.